Ciao Andrea, ciao a tutti i telespettatori di Anime Click. Io sono Mauro Golsan e sono qui al tempo delle sigle 2. Cosa succederà questa sera? Questa sera si replicherà un miracolo, ovvero assisteremo al viaggio nel tempo di tanti, chiamiamoli, adulti che una volta, come tutti noi, sono stati ragazzini e che grazie alla magia delle sigle dei cartoni animati viaggeranno nel tempo e torneranno a quel tempo felice in cui Mazinga! Candy, oh Candy, ma quel mostro di Carletto dov'è? Tanto per citarne una anche mia. Ci aspettiamo di avere una grossa soddisfazione emotiva, personale, perché io faccio il musicista da tanti anni, ma non scorderò mai la prima volta che partecipai ad un evento tipo questo, che si svolse qualche anno fa al Piper Club, ed era la primissima, dove inaspettatamente mi sentii trattare dal pubblico come se fossi una vera rockstar, portati in trionfo, interviste, autografi, fotografie, capelli strappati, non dico biancheria intima che volasse, ma poco ci è mancato. E speriamo che questa cosa stasera si replichi al Jailbreak di Roma. Esiste una sigla che avresti voluto cantare? Devo dire, ce ne sono alcune che mi sarebbe piaciuto scrivere e anche cantare, perché noi musicisti amiamo la musica anche se non è la nostra, giustamente, no? E c'è un brano in particolare che è stato scritto dal mio amico Luigi Lopez, famosissimo autore, che risponde al titolo di Pinocchio perché no. Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, ma cosa andato di legno? Quando ti dai una burattino, quando diventerai tata, un bimbo come noi. Perché mi piace? Perché oltre ad avere una grande poesia sia nella scrittura che musicale e che quella del testo, è un piccolo show, racconta la storia di Pinocchio in poche parole con dei cambi di melodia, dei cambi di atmosfera, e sono molto legato a questa canzone. Devo confessare una cosa, le prime volte che mi capitò di ascoltarla, lo confesso, mi sono commosso, ma pensa, il fanciullino che in me piangeva da morire. Com'è sentire il calore dei fans? Essere surriscaldati e arrivare a una temperatura di 8000 gradi Fahrenheit, perché come dicevo prima, qui non abbiamo un pubblico normale, abbiamo un pubblico esagitato. Sono i teenagers di una volta, quelli che, attento, quelli sono giovani, quelli si fanno le canne, quelli bevono la birra, quelli marinano la scuola, ma quelli sono giovani, hanno un cuore grande e quando sentono cantare delle canzoni che li riportano al proprio passato, non possono far altro che emanare calore, calore, calore. Oddio, mi devo spogliare. Qual è la sigla che ti piace cantare? Ogni scarrafone è bella mamma soia, cioè ogni creatura uno le vuole bene come se fosse la più bella, la più meravigliosa. Ma al di là di questo devo dire ci sono un paio di sigle alle quali sono molto legato. Una è Carletto Principe dei Mostri. Ma Carletto dov'è? Ma quel figo di Carletto dov'è? Alto, basso, largo. Perché fu una realizzazione contornata da allegria, sorriso, divertimento, collaboratività. Non dimenticherò mai che quando l'abbiamo realizzata in sala di registrazione, nella fase in cui noi eravamo di là dal vetro, cioè nella sala dove c'era il microfono a cantare, gli altri nostri collaboratori, ovvero Migliacci e compagnia, gli uomini RCA, Olimpio Petrossi, eccetera, erano di là nella regia e li vedevo piegati in due dalle risate ogni qualvolta noi cercavamo di fare degli esperimenti. Questa devo dire mi ha divertito molto realizzarla, mi diverte molto cantarla, anche perché ha avuto un discreto successo, quindi è un lasciapassare per quel calore di cui parlavamo prima da parte del pubblico. Ce n'è però un'altra alla quale da musicista sono legato, non voglio dire più legato perché sarebbe un errore. Si tratta di Mr. Baseball, che non è una sigla di, come notorietà, di primaria grandezza, ma che tra coloro che sanno apprezzare questo repertorio passa per essere un pezzo importante, perché c'ha una bella ritmica, perché è fresco, perché c'ha questo falsetto all'inizio eccetera eccetera, che la trovo molto divertente. Quando la eseguo dal vivo è quella che mi diverte insieme a Carletto Principe dei Mostri più delle altre. Il tempo delle sigle, eh? Il tempo delle sigle è un incantesimo, il tempo delle sigle è una magia, il tempo delle sigle è un'occasione per ritrovarsi con Andrea, con tutti gli operatori che lavorano nell'indotto di questo fantastico mondo, per rincontrare la Bim Bum Band, per incontrare ancora Douglas Meakin, il famoso fatidico cantante dei Rocking Horse che tante sigle ci ha regalato e tanto ci ha fatto sognare. E aspettiamo solo che il pubblico si infiammi. Ha ha.
Grazie per aver risposto alle domande. Ci vediamo al prossimo evento. Io devo ringraziare Anime Click, ringrazio Andrea, ma soprattutto ringrazio tutti voi che siete dall'altra parte del video e tutti voi che, oltre a essere dall'altra parte del video, sarete in sala questa sera qui al Jailbreak di Roma, dove va ad essere messa in scena questa serata intitolata Il Tempo delle Sigle 2, supportati dalla famosissima Bim Bum Band, che ha votato la propria attività proprio a questo settore magico. Vi saluto, ci rincontriamo alla prossima manifestazione mega evento e quel mostro di Carletto dov'è? Al Jailbreak, ciao! Beh, è passato uno dei nostri fans. No! Ma quel mostro di Carletto dov'è? Strappa di capelli! Strappa di... Oh!